e ovviamente la direttrice della casa circondariale Irma Civitareale. Loro saranno brevissime, saluto, prego, vi ringrazieranno, perché anche per il saluto, perché in realtà sono state fatte delle riprese direttamente in quella mattina, in cui loro esprimevano quello che era successo e raccontavano un po' quell'esperienza, che crediamo sia il modo migliore e più diretto per raccontare quello che è stato, al di là di tante parole, perché sono riprese a caldo. Vi ho detto tutto te, però c'è molto da aggiungere, non ci sarebbe molto da aggiungere, ma non lo faremo per ragioni di tempo. Voglio però ringraziare la delegazione del carcere di Cassino che è qui presente con alcuni detenuti che già ottengono i permessi premio e operatori penitenziari che siamo lieti di ospitare, così come il carcere ha ospitato il Ventotene Film Festival che ha accolto questo progetto Cassino Ventotene in carcere della prima, che spero e mi auguro che sia soltanto un primo appuntamento di molti altri che avverranno nei prossimi anni, nei prossimi tempi, declinando la cultura, l'arte, lo sport, con tutto quello che noi offriamo a Ventotene e possiamo scambiare con la casa circondariale di Cassino. Vi ringrazio. Allora, buonasera a tutti. Questa sera sono presenti non solo i detenuti, che alcuni detenuti, ma idealmente sono presenti tutti gli altri che sono ristretti, e questa presenza è un po' una speranza, una possibilità che possa ampliarsi questa possibilità di uscire dal carcere. Ci tenevo a dire una cosa: perché il carcere di Cassino e perché il Ventotene? E perché Ventotene a Cassino e perché Cassino a Ventotene? Perché in realtà c'è un legame fortissimo tra le due sedi, tra l'isola e la casa circondariale, perché Cassino conserva gli atti dell'ergastolo di Santo Stefano. Quindi noi siamo depositari di un pezzo di storia di Ventotene e forse della storia più dolorosa. E ho detto in un'altra occasione che quando sono arrivati questi atti sono stati presentati come lo scarto di Santo Stefano, come un versamento. Quindi insieme a questo scarto di atti sembrava che fossero state versate anche delle storie, delle persone che questi atti raccontavano e rappresentavano. Quindi attraverso il recupero noi abbiamo lavorato molto, siamo il personale come detenuti per recuperare quanto più possibile. E adesso anche grazie a questo Film Fest, alla dottoressa Dini, penso che stiamo cercando di fare un'operazione inversa. Ventotene diventa una speranza di libertà. Grazie.